Allora, bentornati alla Storia e le Storie Fritte. le fritte, al nostro secondo appuntamento. Esatto, questo appuntamento si chiama... Il paese delle stragi ed è in occasione del 40° anniversario della strage della stazione di Bologna, il 2 agosto del 1980. Partendo da questo anniversario, cerchiamo di rapidamente ripercorrere questa terribile particolarità italiana, il fatto che il paese sia stato attraversato da numerose stragi politiche di chiara marca neofascista, per le quali le indagini sono state complicate, hanno evidenziato responsabilità, depistaggi, coperture da parte di apparati dello Stato e tante altre brutte cose, ma è una pagina importantissima. Importantissima soprattutto per chi non c'era, visto che oggi queste cose non, o non vengono raccontate o vengono raccontate in maniera abbastanza distorta secondo il nostro modestissimo punto di vista. Quindi vi lasciamo rapidamente a questo video. Buona visione. Bologna, 2 agosto 1980, 40 anni fa. È un sabato e la stazione ferroviaria è piena di gente. L'Italia dell'inizio degli anni 80 è ancora un paese in cui le grandi vacanze estive sono in agosto. È in quel mese che le grandi fabbriche del nord chiudono e nel 1980 ci sono ancora le grandi fabbriche nel nord. La Fiat, proprio in quell'anno, a settembre, annuncerà 23.000 licenziamenti. Sarà l'inizio di un duro confronto sindacale, durato 35 giorni, che si chiuderà con una sconfitta storica per la classe operaia e le organizzazioni sindacali. Nel 1980 non esistono le compagnie aeree low cost e chi non viaggia in macchina lo fa in treno. La stazione di Bologna è uno dei principali snodi ferroviari italiani. È un brulichio di gente accaldata. Alle 10:25 di quella già afosa mattinata, 23 kg di tiritolo vengono fatti esplodere nella sala d'aspetto di seconda classe. È un massacro. 85 vittime e più di 200 feriti. La più grande tragedia della storia dell'Italia repubblicana. Il 4 agosto, il presidente del Consiglio in carica, il democristiano Francesco Cossiga, si presenta al Senato e dichiara: "L'orribile strage di cui è ormai chiara la matrice di destra ci impegna a fare luce e a non lasciare niente di intentato." Bologna non è purtroppo la prima strage dell'Italia repubblicana. Tra il 1969 e il 1974, sei stragi avevano insanguinato il paese. Il 12 dicembre del 1969, una bomba nella Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, in Piazza Fontana, uccide 17 persone e ne ferisce 105. Il 22 luglio 1970, una bomba fa deragliare il treno Freccia del Sud nei pressi di Gioia Tauro e causa 6 morti e 54 feriti. Il 31 maggio 1972, dell'esplosivo nascosto in una macchina viene fatto saltare, uccidendo tre carabinieri e ferendone altri tre a Peteano. Il 17 marzo 1973, il sedicente anarchico Gianfranco Bertoli lancia una bomba nel cortile della Questura di Milano. L'obiettivo era il presidente del Consiglio, Mariano Rumor. La bomba in realtà uccide quattro passanti e ne ferisce 46. 28 maggio 1974, durante un comizio antifascista in Piazza della Loggia a Brescia, esplode una bomba nascosta in uno dei cestini dei rifiuti della piazza. 8 morti e 94 feriti. Il 14 agosto 1974, una bomba esplode sul Trenitalicus, mentre transita nella galleria a San Benedetto Val di Sambro, vicino a Bologna, causando 12 morti e 44 feriti. Sei stragi, 50 morti e più di 300 feriti. La vera anomalia italiana, l'unico paese dell'Occidente che vive questa lunga serie di crimini politici. Per tutte queste stragi,
dopo numerosi tentativi di depistaggio e lunghe e tortuose indagini, le inchieste e i processi in corso hanno individuato la responsabilità di gruppi estremisti fascisti. È normale, quindi, che fin dai primi giorni, anche per il terribile massacro di Bologna, si pensi ai fascisti. Anche se sono passati ben 6 anni dall'ultimo attentato e il quadro politico nazionale e internazionale del 1980 sia difficilmente comparabile con quello del periodo 69-74. La prima bomba a Piazza Fontana, la madre di tutte le stragi, aveva segnato la fine dell'innocenza. Arrivava a chiudere il biennio 68-69, caratterizzato da un imponente conflitto sociale guidato dagli operai e gli studenti. Da alcuni settori del mondo imprenditoriale e militare, con l'appoggio di personaggi politici, si guardava con timore lo spostamento del paese a sinistra, il rischio dell'avanzata dei comunisti. In questi ambienti si parlava della necessità di una guerra preventiva. Nel corso del 1969, nelle fabbriche gli operai, dopo anni di bassi salari e condizioni di lavoro spaventose, aprivano una lunga stagione di conflitti, chiedendo più salario, ritmi lavorativi più umani, attenzione alla salute dei lavoratori. Nello stesso tempo, alcuni gruppi neofascisti, protetti da settori degli apparati dello Stato, iniziavano a far esplodere bombe in luoghi simbolici e sui treni. La strategia della tensione. Attentati anonimi ed indagini e inchieste indirizzate contro gli anarchici e gli estremisti di sinistra. Lo stesso copione si ripeterà dopo la strage di Piazza Fontana. Il 15 dicembre Pietro Valpreda, anarchico, veniva arrestato e accusato di essere l'autore dell'attentato. Un eccitato Bruno Vespa ne dava la notizia in collegamento dalla questura di Roma. Preda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Un altro anarchico milanese, Giuseppe Pinelli, fermato il giorno dopo la strage per essere interrogato, si era recato a bordo del suo motorino presso la questura di Milano, dove rimane illegalmente 3 giorni. Il fermo di polizia, per legge, avrebbe dovuto limitarsi a 48 ore. Ne esce volando dalla finestra del commissario Calabresi, durante l'interrogatorio. Suicida perché colpevole, come dichiarò subito in una conferenza stampa il questore di Milano, Guida. A causa di un malore attivo, secondo il giudice D'Ambrosio, che giunse a questa conclusione molto discussa dopo un processo intentato tra mille difficoltà per far luce sulla morte di Pinelli. In ogni caso innocente, la 18ª vittima della strage. Come innocente risultò Valpreda dopo innumerevoli processi e 3 anni di carcerazione preventiva col marchio di infamia di essere il mostro, l'autore della strage. Solo nel 1971 le indagini di alcuni magistrati avviano quella che sarà definita la pista nera, cioè la responsabilità della cellula fascista di Ordine Nuovo del Veneto nell'esecuzione della strage, con la complicità di apparati dello Stato. I numerosi processi porteranno a sentenze discordanti, fino alla definitiva assoluzione per la strage di Piazza Fontana dei fascisti accusati, condannati però in via definitiva per tutti gli attentati preparatori. Quello che emerge dai processi, come dagli studi degli storici, è che la strage fu opera dell'estrema destra, che settori rilevanti dei servizi segreti nazionali e americani fossero al corrente di quanto si preparava e non siano intervenuti per impedirlo. Che i fascisti abbiano poi goduto di costanti depistaggi a loro favore da parte di polizia, carabinieri e servizi segreti. Che tutto questo si sia inserito in una strategia di parte dei gruppi dirigenti occidentali tendente a ostacolare la politica di distensione tra i due blocchi, gli americani e i sovietici. Bologna,
2 agosto 1980, 6 anni dopo l'ultima bomba assassina, 11 anni dopo Piazza Fontana. In Italia è finita la stagione politica della solidarietà nazionale. I governi democristiani che si reggevano in Parlamento grazie al voto favorevole anche del Partito Comunista, dopo la grande avanzata elettorale nelle elezioni del 1976, che aveva portato il PC oltre al 34%, a soli 4 punti dalla Democrazia Cristiana. Le elezioni politiche del giugno 1979, dopo che il PC aveva deciso di ritirare l'appoggio al governo, segnano una grave sconfitta per i comunisti, che perdono circa il 4% dei loro voti. La DC rimane stabile, mentre cresce il Partito Socialista, sotto la guida di Bettino Craxi, che ha aperto una fase di conflitto aspro con i comunisti. Nella DC, dopo la scomparsa di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, il teorico della strategia dell'attenzione nei confronti del PC, nel congresso del febbraio 1980 viene eletto segretario Flaminio Piccoli, sostenuto da una coalizione di correnti del partito che sancisce nel documento politico di sostegno al nuovo segretario un preambolo, nel quale si abbandona qualsiasi idea di possibile alleanza con il PC a favore di una collaborazione governativa con il Partito Socialista. Nascono una serie di governi di centrosinistra guidati da Francesco Cossiga, che era stato ministro dell'interno durante il rapimento Moro, si dimise dopo il ritrovamento del cadavere del presidente della DC e che diverrà in seguito, nel 1985, presidente della Repubblica. Anche la situazione internazionale nel 1980 è completamente differente da quella del periodo 69-74. Proprio nel 74 il presidente americano Nixon è costretto alle dimissioni per lo scandalo Watergate. Termina così ingloriosamente una presidenza che in politica estera aveva spesso caldeggiato soluzioni autoritarie in chiave anticomunista. Su tutte l'appoggio al colpo di Stato di Pinochet in Cile contro il legittimo governo del presidente socialista Allende. Nel 1976 i democratici tornano alla Casa Bianca con Carter, la cui amministrazione si trova a affrontare, nel 1979, due gravi crisi che segnalano la perdita dell'egemonia americana: l'invasione russa dell'Afghanistan e, soprattutto, la rivoluzione iraniana con l'avvento del regime islamico di Khomeini e la cacciata dello Shah di Persia, fedele alleato degli interessi USA nella delicata area del Medio Oriente. Proprio l'instabilità dell'area mediorientale avrà conseguenze terribili in quel 1980 per il nostro paese. Il 27 giugno, un aereo della compagnia Itavia, diretto da Bologna a Palermo, precipita in mare tra le isole di Ponza e Ustica. Tutti i passeggeri più i membri dell'equipaggio morirono, 81 persone. La versione ufficiale fu quella di un incidente, un cedimento strutturale. Nel corso degli anni questa tesi è stata ripetutamente smentita e Ustica è entrata a far parte del numeroso novero dei misteri italiani. Ma in realtà, anche per Ustica, parlare di mistero è alquanto scorretto. Sappiamo infatti per certo ormai che quella sera, nei cieli italiani, sulla rotta sfortunata del volo Italia si combatté una vera e propria battaglia aerea con i caccia dell'aviazione americana e francese, quindi truppe NATO, che cercavano di intercettare e abbattere un aereo che doveva portare a bordo il leader libico Gheddafi. In questo contesto nazionale e internazionale, in cui non esiste certo un pericolo comunista in Italia, la bomba nella stazione di Bologna provoca il peggior massacro di civili della storia dell'Italia repubblicana. L'orribile strage di cui è ormai chiara la matrice di destra, come aveva detto il presidente del Consiglio Cossiga 2 giorni dopo la strage, trova i suoi colpevoli. I militanti di estrema destra,
appartenenti ai nuclei armati rivoluzionari, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, condannati in via definitiva dopo 5 processi. Gli ipotetici mandanti sono però rimasti sconosciuti. Come non chiaro appare il movente della strage, per gli autori che avevano, al momento della strage, una ventina d'anni. Ciavardini era addirittura minorenne. I giudici ipotizzano una struttura a più livelli, che in alto vede la collaborazione tra neofascisti storici, che nessun rapporto di collaborazione hanno avuto con l'intera esperienza dei NAR, e la loggia massonica di Licio Gelli, con lo scopo di sovvertire gli equilibri politici improntati alle regole della Costituzione e instaurare un regime antidemocratico. In pratica, ipotizzano nel 1980 un piano per un golpe fascista in Italia. Questa tesi accusatoria non regge il processo e alla fine ci troviamo con 4 neofascisti condannati per la strage che continuano a proclamarsi innocenti. Il processo e le varie sentenze hanno sollevato numerose polemiche. Mentre la Procura bolognese ha logicamente sempre difeso l'inchiesta, anche l'Associazione dei familiari delle vittime è convinta della colpevolezza dei fascisti. Al contrario, numerosi sono coloro che hanno messo in dubbio le conclusioni processuali. Fra questi spicca lo stesso Cossiga, quello della chiara matrice di destra, che ormai divenuto Presidente della Repubblica, nel 1991 dichiarò di essersi sbagliato a definire neofascista la strage. Ma lo stesso vale per il Presidente della Commissione Stragi, un organo parlamentare, Giovanni Pellegrino, e cosa più sorprendente, il quotidiano di sinistra, Il Manifesto, fra i principali sostenitori dell'innocenza per questa strage dei terroristi fascisti dei NAR. Dunque Marco, è stata una bella carrellata tra immagini di repertorio e video e chiudiamo facendo un consiglio di approfondimento, sì, come la scorsa volta. Come l'altra volta, sì, questa volta il consiglio è della visione di un breve film, dura una venticinquina, trentina, una mezz'ora, 2 agosto 1980, per non dimenticare, un film di Massimo Martelli, ed è un film un po' particolare. Sono tutta una serie di attori abbastanza noti, si sono prestati gratuitamente e ricostruisce le fasi precedenti all'esplosione. È un film toccante, i cui proventi sono stati poi tutti dati all'Associazione Familiari delle Vittime per le spese processuali. Perfetto, detto questo, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, la puntata numero 3 di Storielle Fritte. A presto. Ciao.